Ciao ragazze! Allora, oggi mi vedete a fare un nuovo video. Questa volta ho deciso di fare un video che non si tratta di make-up, ma sono una serie di domande alle quali devo rispondere. In tutto sono 50. Ho deciso di fare questo video tag perché comunque sia ho visto che comunque con i tutorial si... Mi faccio sempre vedere, vi faccio vedere quello che faccio, comunque cerco di farmi conoscere per quello che faccio, però non si ha quel rapporto di conoscenza magari che si ha tra amiche. E con questo tag molto carino, cioè, non è niente di che, sono delle domandine molto tranquille, però almeno magari mi apro con voi, vi racconto qualcosa di me con queste semplici domande. L'ho visto fare da tantissime ragazze e diciamo che avevo voglia di provarci anch'io. Quindi direi di iniziare subito perché 50 domande sono tante, se no viene un video penso lunghissimo. Io me le sono scritte tutte qua sul mio cellulare e quindi direi di iniziare. Nome: Caterina. Anni: 20 a dicembre 21. E pensi di essere bella? Assolutamente no. Diciamo che ho un rapporto un po' difficile con il mio aspetto. Sei simpatica? Penso di sì. Intelligente? Allora, intelligente, dipende da che punto di vista, perché sì, sono una ragazza intelligente in generale, non sono assolutamente stupida e anzi, cioè, penso proprio di essere intelligente in questo senso, non per vantarmi, ma perché comunque, non sono stupida, appunto. Però magari ho delle carenze in qualche materia, tipo matematica proprio la odio, però ad esempio invece nelle altre materie scientifiche mi riesco molto bene, quindi dipende anche da questo, però generalmente sono una persona, mi ritengo abbastanza intelligente, insomma. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? Allora, qui stesso stendiamo un velo pietoso, nel senso che certe volte la timidezza non me lo consente di avere un rapporto particolare con l'altro sesso, però ultimamente, diciamo in quest'ultimo anno, mi sento molto più matura rispetto a qualche anno fa, quindi ultimamente, diciamo, sto crescendo da questo punto di vista. Segno zodiacale, Sagittario, sole o pioggia, assolutamente sole. La pioggia mi piace solamente di notte, quando bisogna dormire tipo a inverno, che stai sotto le coperte, al fresco, al freddo più che fresco, e poi io vivendo comunque ho la camera in una mansarda, quindi la pioggia si sente benissimo perché ho la finestra sul tetto, quindi si sente la pioggia battere e proprio mi rilassa tantissimo. Quindi la pioggia mi piace solamente di notte quando devo andare a dormire, se no assolutamente il sole. Stagione preferita: assolutamente estate. Cioccolato bianco, cioccolato nero, al latte. Io vado matta per il cioccolato al latte. Però se devo scegliere tra bianco e nero, nero. Più facile ridere o piangere? Per me ridere. Anche quando sono triste, forse è un aspetto del mio carattere, magari cerco di non darlo a vedere e di sorridere. Può essere sia un pregio che un difetto, credo. Recita una frase di un film che ti piace. Così. Non pensare che ci sia rimasta male per stanotte. Non voglio il tuo numero né lettere o cartoline. E non ti voglio sposare, sappilo. E di certo non voglio bambini. E comunque vada domani, abbiamo vissuto oggi. E se ci dovessimo incrociare in futuro sarà meglio così. Questa frase è di One Day, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, con Jim Sturgess e Anne Hathaway. E è stupendo, sono due attori che amo alla follia. Penso che siano sì anche loro tra i miei preferiti. Il film è molto molto bello. Se vi piacciono i film romantici un po' strappalacrime, io non mi commuovo facilmente, però questo film è veramente molto 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 bello. Se vi può piacere, guardatelo. E questa è la frase che mi piaceva proporvi. Ops! Allora, poi andiamo avanti. Ti curi nel vestire? Allora, dipende. Dipende perché se devo uscire per andare a fare la spesa, assolutamente no. Se
se so che comunque non devo vedere nessuno, esco struccata, capelli alla cavolo, proprio vestita con le prime cose che trovo. Se invece comunque so che devo uscire con le amiche, devo uscire con altra gente, così comunque il pomeriggio, la sera, allora sì, mi curo e ci spendo anche molto tempo. Ti arrabbi facilmente? Anche questo qui è un lato del carattere che ho cambiato ultimamente. Inizialmente, fino a qualche anno fa, penso fino a 5 anni fa, forse di meno, fino a 3 anni fa, forse sì, mi arrabbiavo facilmente perché ho un carattere abbastanza permaloso. Mi arrabbio quando, ad esempio, io comunque con una persona, o parlando di amici, o comunque il rapporto con altre persone, io sono una che dà sempre il 100%. E non pretendo mai le cose in cambio, però se mi viene fatto un torto o qualcosa che proprio non mi va giù, prima tendevo a arrabbiarmi e finché comunque non chiarivo questa situazione. Ultimamente sto cercando di mandare giù molte più cose, se non ne vale la pena arrabbiarsi, insomma non mi arrabbio più per le cavolate, tra virgolette. Quindi ultimamente non mi arrabbio facilmente. Hai qualche vizio? Qualche vizio, forse quello... Che diavolo sta passando? Vabbè, hai qualche vizio? Allora, i miei vizi principali sono stare al computer, e praticamente tipo su Facebook se non ci sto 24 ore su 24 poco ci manca, è proprio una droga assurda, io ragazze, cioè non so più come disintossicarmi, quindi forse quello è il mio vizio maggiore, se no se non c'è Facebook le doppie punte, sto sempre a guardarmi le doppie punte, incredibile, se c'è uno spiraglio di luce me le controllo subito. Poi comportamento che ti infastidisce, comportamento che mi infastidisce, forse mi ricollego a prima. Quando magari ci sono, mi vengono fatti dei torti senza motivo, credo soprattutto questo, oppure magari mi dà fastidio essere presa in giro, la cosa che mi dà più fastidio forse sì, essere presa in giro, non tanto dal punto di vista fisico, tipo oh, sei una cicciona, così, quello sì, una cosa che mi fa soffrire, che però è diverso, infastidire. La cosa che mi dà più fastidio è quando comunque una persona ti prende in giro, ma non dal punto di vista fisico, ma proprio ti dice una cosa, ti fa passare per stupida, come se tu non riesci a capire che quella cosa l'ha fatta davvero. Non mi so spiegare. Oddio! Allora, quando una persona ti prende in giro pensando comunque di farti fessa, e invece tu non sei stupida, sei sveglia e le cose le capisci magari, e quella è una cosa che mi dà fastidio, pensare di essere trattata da stupida, forse sì, questo che racchiude un po' tutto, essere trattata da stupida è una cosa che mi dà fastidio. Poi andiamo avanti, ho perso il filo. Ok, sei superstiziosa? No, non mi sembra di essere superstiziosa, non ci credo molto a queste cose. Di quale persona non smetteresti mai di volere al tuo fianco? Non ho una persona in particolare che non vorrei mai... Cioè, penso gli amici in generale e soprattutto la mia famiglia. Se dovrei scegliere proprio una persona, forse mia cugina. Sei mai stata innamorata? Credo di sì. Ultimamente ci sto un attimo ripensando. Credi nell'amore? Assolutamente sì. Hai mai avuto il cuore spezzato? Sì. Progetti per il futuro? Guardando molto 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 in là, sicuramente una famiglia. Ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? No. Hai mai amato qualcuno senza dirglielo? Più che amato, forse piaciuta molto, sì, mi è capitato.
Però amato, 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 forse no. Hai paura di impegnarti seriamente? Paura no, anche perché sono già stata impegnata seriamente in passato e quindi non sono, diciamo, aperta per questo tipo di relazione, sono una ragazza matura da questo punto di vista, però ora come ora non mi fa paura, ma non la vorrei una relazione seria. Per adesso, ovviamente, poi non si sa mai. Quindi hai paura di impegnarti seriamente? Rispondo no. Hai avuto relazioni serie nella tua vita? Sì, una di 4 anni. Ti manca qualcuno ora? Sì. Sei felice? No, non sono felice. Sono in un periodo un po' così così. Stai mangiando? No, non mi sembra che io stia mangiando. Che cavolo di domanda è? Perché sei su YouTube? Bene, allora, sono su YouTube ancora, non lo so nemmeno io perché. Scherzo. Perché io, Giulia e Iana, che sono appunto due mie amiche, siamo tre amiche, che condividono da un po' di tempo questa passione per il make-up, per il mondo della moda. Insomma, tutte queste cose un po' da ragazze, e parlandone insieme avevamo deciso di aprire una pagina su Facebook. Abbiamo aperto questa pagina su Facebook dove molto molto tranquillamente mettevamo tutti i trucchi che facevamo così tra di noi, ma molto molto scialla, cioè ci piaceva il riscontro con altre persone. Poi piano piano siamo cresciute sempre di più, qualcuno ci iniziava a chiedere di fare dei tutorial, quindi ci siamo dette perché no, alla fine buttiamoci e insieme magari viene fuori qualcosa di carino, quindi tutte e tre ci siamo concentrate per iniziare a mettere qualche video su YouTube. Ancora ragazze, io mi vergogno assolutamente come un cane, mi vergogno tantissimo. Quindi diciamo che la cosa è iniziata un po' per gioco e adesso comunque avendo questa passione in comune stiamo cercando di farlo un po' più nostro e di espanderci un pochino, di conoscerci un po' di più. Fumi? No, mai fumato. Hai qualche dipendenza? Dipendenza. Burro cacao compulsiva. Metto il burro cacao di continuo perché odio sentirmi le labbra disidratate. L'anno migliore? Questo è difficile, non saprei. Perché ancora il 2013 non è finito, quindi non posso dire se questo sarà l'anno migliore rispetto a quelli passati. Quindi per adesso non ho un anno migliore. Se devo scegliere forse l'anno più intenso che io abbia passato fino adesso, il 2008, più denso di esperienze diverse, diciamo, quell'anno è stato. Poi, hai già festeggiato il tuo compleanno? No, perché è a dicembre. Fatto diete? Sì, ci ho provato di tutti i tipi, tutte le salse le ho provate le diete, però sono giunta alla conclusione, anche perché comunque ho iniziato a studiare all'università un po', l'università che faccio io è scienze alimentari, quindi diciamo che ultimamente mi sto regolando da sola e più che fare diete sto facendo un piano nutrizionale dove mi regolo un po' di più io, anche perché secondo me, magari faccio un video a parte su questo, anche perché secondo me le diete, se sono prese come diete, non vengono fatte bene, cioè si ha sempre quella voglia un po' di sgarrare. Invece, se si viene fatto un piano alimentare comunque che rispecchia i tuoi gusti e ben variegato, per me si affronta molto meglio. Comunque, a parte questo, mi perdo sempre il segno. Fatto diete, quindi ho risposto sì. Campeggiato? Allora, con la tenda no, però nei bungalow sì. Non so se si può definire campeggiato, comunque diciamo di sì, dai. Ti sei lasciata condizionare? Forse è capitato quando ero un po' più piccola. Hai mai abbracciato qualcuno? Assolutamente sì, io adoro gli abbracci, è proprio una di quelle cose che mi fa stare proprio bene. E sono una persona da questo punto di vista molto molto coccolosa, nel senso che mi piace proprio abbracciare le persone ed essere abbracciata, è una di quelle cose che proprio mi viene spontanea, anche in un momento così di dolcezza, di felicità, mi viene voglia proprio di abbracciare, oppure di conforto, un abbraccio è sempre comunque
ben accetto o lo do comunque sempre con il cuore. Hai mai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, soprattutto in amicizia. Hai sofferto per un'altra persona? Sì. Hai mai viaggiato all'estero? Sì, sono stata. Allora, a Vienna, a Praga, a Londra e a Parigi, mi sembra. Di città estere. Più o meno, adesso spero di non scordarmi qualcosa. Poi, l'ultima persona che hai abbracciato? L'ultima persona che ho abbracciato? Boh, forse mamma, ieri. E poi, l'ultima persona che hai chiamato? La mia amica Giulia. L'ultima con cui hai gridato? Forse sempre mamma. Poi, parola preferita? Believe. E ve la dico in inglese perché believe racchiude tante 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 cose. Perché se in italiano dici credi è più brutto. Believe invece è proprio credici. Cioè, fa molto più figo. Poi, vita dopo la morte? Sì. Per me sì, perché sono cristiana, ci credo. Poi, sei legata a tua mamma? Con mamma ho un rapporto di amore e odio, più amore che odio, perché le voglio un bene dell'anima. Qualche volta, come è normale che sia, scatta un po' di rabbia perché per alcuni comportamenti magari che lei ha con me, che mi danno fastidio, sanno che mi danno fastidio, quindi magari litighiamo per le cavolate, però subito dopo già ci amiamo come prima. Poi, iPhone o Samsung? Dico Samsung perché ho il Samsung, se no anche l'iPhone è molto carino, però credo di preferire comunque il Samsung. Le domande sono finite, spero che non sia diventato un video troppo lungo e palloso, spero di avervi tenuto compagnia, spero di esservi, non lo so, come si dice in questi casi, spero che questo video non vi abbia annoiato ma vi abbia fatto capire un po' che tipo di persona sono, e se volete fare dei video di risposte sono molto contenta, così ci conosciamo meglio. Inizierò a fare più spesso magari anche con le altre dei video tag in cui iniziamo un po' a aprirsi un po' di più, così magari ci sentite più vicine e vi sentiamo più vicine.